Premio Proud Medal, 3 anni vincitori da 6.000 a 20.000 euro in 6 al via. Capopartetti che vede all'1 Birba Caff ed Enrico Bellei, al 2 Barone Gas, Lorenzo Baldi, al 3 Bilbo Dorial, Giuseppe Faruolo, al 4 Boli USM, Alessandro Gocciadoro, al 5 Blue Moon, Roberto Vecchione, al 6 Black White ZS con Antonio Di Nardo. Gioco orientato ancora su Birba Caff, 70% a quota fissa sul campo. A 200 metri dallo stacco, con l'allineamento che si va completando, discosti Barone Gas e Bilbo Dorial. Si ritrae Boli USM, macchina che lancia i concorrenti. C'è subito al comando Blue Moon, con all'esterno però Black White ZS che lo impegna e lo sopravanza. Terza posizione per Birba Caff, a precedere Boli USM, quindi Barone Gas e poi ancora Bilbo Dorial. La fila indiana che esaurisce la piegata e si arriva così al paletto dei 400 metri, che viene ultimato in 29 da parte di Black White ZS, con Antonio Di Nardo che cerca di moderare l'andatura. In schiena sempre Blue Moon, poi ancora Birba Caff a precedere Boli USM. 44,8 il passaggio ai 600, con situazione che per il momento non muta. C'è il mezzo anticipo da parte di Birba Caff nei confronti prima di Boli USM e poi soprattutto di Barone Gas, metà gara in un minuto. Ora prende decisamente la via del largo Birba Caff, che cerca di andare ad apparegliare la battistrada, che però replica con un chilometro passato in 1,16, un 15,6 di frazione. Ora Black White che cerca di scappare dal tentativo di inseguimento di Birba Caff, si mantiene bene in quota ancora Blue Moon, mentre prova a progredire anche Barone Gas. Birba Caff che va decisa adesso sul leader, quando si va ad affrontare la dirittura d'arrivo. Black White all'interno, Birba Caff all'esterno, prova a progredire anche Barone Gas, con Birba Caff che insiste nei confronti di Black White che cerca la difesa. Sta passando Birba Caff che viene così a concludere per il triplo in giornata di Enrico Bellei davanti a Black White ZS, che mantiene il secondo posto. 1,57,8, 41,8 per gli ultimi 600 metri sul cronometro. Si è andato davvero forte nella parte finale, con Birba Caff che alla fine piega la resistenza di Black White ZS, che deve così adeguarsi al secondo posto. Triplo, dicevamo, per Enrico Bellei, questa volta con i colori della Super Fantastica. Per il terzo posto sono vicini Blue Moon e Barone Gas, forse il primo all'interno riesce a mantenere qualcosa.